nostra città e toglierci anche delle soddisfazioni sotto il profilo culturale, sotto il profilo sociale. E quindi le opere pubbliche avviate, quelle in corso. Pensate, prima che venerdì si rimessero in modo carbonaro, avevamo deliberato di rifare interamente via della Costituente e con i ribassi di via della Costituente concludere i lavori di via Fratelli Rosselli. E nel frattempo, lo scorso 29 ottobre, la mappa che viene allargata e che viene qualificata per metterla in sicurezza. Allora, nei prossimi giorni partirà la realizzazione, sono stati appaltati i lavori della nuova rotatoria, perché non c'era via Nenni, via Togliatti e via Lamenti. Abbiamo stanziato le risorse nell'ultima versione di bilancio che, guarda caso, aveva votato anche chi poi venerdì si è dimesso, e questa è un'altra strana vicenda di cui io non capisco, delle scuole, per rifare il tetto delle Emilio Ricci, perché le mamme, anche a loro chiedo scusa se qualche volta mi hanno fermato per strada davanti alla scuola e mi bombardavano, perché non è semplice, sono un sindaco, ero un sindaco, ma era anche un papà, un privato cittadino che ha bisogno di un po' di libertà quando accompagna la propria figlia o il proprio figlio a scuola. Al mandato del sindaco l'ho fatto perché volevo mettere ordine nell'ufficio tecnico, perché volevo rilanciarlo con le persone certamente che lo potevano coadiuvare, serie e credibili, e chiudere con certe distorsioni. Lo possiamo dire? È un reato, è un peccato? Lo conoscete tutti le distorsioni di questa città, e far finta di non conoscerle vuol dire mettere la testa sotto la sabbia, e io non potevo, insieme con i miei colleghi amministratori, fare questo. E allora lo ringrazio pubblicamente, l'ho scelto per il suo curriculum, nessuna forza politica me l'ha segnalato. Spesso quando arrivano da fuori c'è qualcuno che ti fa la telefonata, il deputato, il consigliere regionale, no, ho scelto sulla base del curriculum e di un colloquio, di un uomo che era stato inviato dal Ministero dell'Interno in molti comuni sciolti per mafia, che aveva un'esperienza, un uomo, un gentleman con uno stile fermo però pacato e riservato, con i quali ci siamo confrontati e anche scontrati. Tutte le mattine appena lasciavo mio figlio a scuola venivo qui e puntualmente mi dicevo A, B, C, D, gli indirizzi di quello che dovevamo fare. E bisognava accorrere, accelerare, perché ne avevamo già programmati e avevamo già le risorse. Allora, per non allungarmi troppo, il tema dell'urbanistica, dei lavori pubblici, pensiamo al tema dell'ambiente. Siamo giunti che c'era ancora una parte della città dei bidoni vetusti e distrutti, con una percentuale di differenziata intorno al 16%, e dopo soli 9 mesi dall'attivazione del porta a porta, in tutta la città, abbiamo avuto la possibilità di raggiungere il traguardo del 53%, e quest'anno non era stato mai votato, non aveva mai applicato le norme sulle sicurezze sul lavoro. La legge non ammette ignoranza, io chiaramente non mi sono tirato indietro, ma nessuna amministrazione aveva investito un euro sulle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualcuno, chi te serve per reato, pur di farmi del male, ha fatto venire lo speso, molto imbarazzato. Mi ricordo il consigliere Carotto, era con me, perché io ricordo ogni costume, e chiese agli ispettori dello speso chi mi ha mandato, e chinarono la testa perché i pubblici ufficiali dovevano fare il loro lavoro. Hanno verificato tutto ciò che non era loro, ci siamo prodigati, abbiamo fatto tutto in tempo utile, e chiaramente...